Ritorno a Messina, il suo, una piazza criminale dove la droga, soprattutto in alcuni quartieri, la fa da padrone, ma anche estorsioni e rapine. Sì, una realtà complessa, così mi è stata immediatamente prospettata, tanto dal questore come autorità provinciale di pubblica sicurezza, quanto dal procuratore della Repubblica, che chiaramente ha una situazione complessiva dell'andamento generale della criminalità. E effettivamente lo stupefacente è una delle realtà che vengono segnalate come da porre sotto attenzione per vedere un po' di comprendere alcune dinamiche di questo fenomeno. Ovviamente un occhio particolare anche alla criminalità organizzata, non soltanto quella di tipo mafioso, ma anche quella che riguarda le commistioni con una parte imprenditoriale, politica, quella cosiddetta area grigia che condiziona tante dinamiche imprenditoriali e non solo in città e ne condiziona anche l'economia. Chiaramente non mancherà l'attenzione anche verso quella che viene definita la criminalità diffusa, che tanto crea fastidio ai cittadini. Lei prende il testimone di un gruppo prestigioso, qual è quello della squadra mobile, con quale spirito comincia questo nuovo incarico? Sicuramente grande entusiasmo da parte mia e la consapevolezza di assumere la guida di una struttura che ha fatto bene in questi ultimi anni, in piena sinergia con l'autorità giudiziaria e con le altre forze dell'ordine che operano sul territorio. Quindi cercherò di mettere a disposizione della struttura, la mia esperienza per cercare di continuare lungo il solco che è stato tracciato e, se possibile, migliorare in qualche aspetto. Manca da Messina da 30 anni, ma che cosa ne pensa della città, come l'ha ritrovata? Ma certo, pochissimo il tempo da cui sono qui, per cui è difficile fare una valutazione, però già ho visto che alcune cose non sono cambiate rispetto a 30 anni fa. Quindi vedremo un po' di gestire queste situazioni anche dal punto di vista repressivo e criminale. Il nuovo capo della mobile di Messina è anche un grande.